buonasera a tutti. Beh, ecco, direi che possiamo cominciare. C'è stato un po' di ritardo causato proprio purtroppo dal treno. Siamo l'onorevole Bellucci, che salutiamo di tutto cuore e ringraziamo per essere qui. Grazie. Ritardo, ma siamo qui, ce l'abbiamo fatta, un po' tanto, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie a tutti per essere qui. Io sono Cristiano Lugli di Renovazio 21, come sapete abbiamo da giugno ad oggi organizzato un importante numero di conferenze su questo tema, sul tema degli affidi, in particolare dopo, anzi assolutamente dopo lo scoppio dell'inchiesta Angeli e Demoni, che ha in un certo senso travolto la Valdenza. Abbiamo iniziato peraltro la prima conferenza, un po' la più importante, qui a luglio, e siamo contenti di vedere che dopo tanti mesi, dopo tanti tentativi, diciamo così, di insabbiamento anche a livello soprattutto di informazione, anche questa sera a distanza di tanti mesi c'è molta partecipazione. Questo è un segno importante e crediamo fondamentale affinché non cali, diciamo così, un sipario sopra un tema così importante. È già tardi, quindi non voglio rubare troppo tempo. Vi ricordo che c'è la diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Renovazio 21, potete mandarla anche agli amici a casa. Vi ricordo, se volete, la possibilità di aiutarci attraverso un'offerta libera. Noi siamo un'associazione, anche noi di fatto, di genitori che si autosostiene, per aiutarci a continuare questa opera di informazione sopra la quale non vogliamo retrocedere. Quindi, detto questo, presento molto brevemente i nostri ospiti. Come vi ho detto, l'onorevole Maria Teresa Bellucci, capogruppo di Fratelli d'Italia, deputata del capogruppo di Fratelli d'Italia all'interno della Commissione Infanzia e Adolescenza, quindi può portare un contributo anche importante proprio rispetto a questa tematica specifica. Alla sinistra dell'onorevole Antonio Margini, come sapete papà di Bibiano, che è candidato alle prossime regionali del 26 gennaio 2020. Alla mia destra l'avvocato Patrizia Micai, la seconda volta siamo onorati di averla qui con noi, una professionista, soprattutto una donna, una mamma, una cittadina che da 20 anni e più si impegna su questo tema, forse anche più di 20 anni, sono stato 25, ecco, siamo precisi, siamo onorati di averla qui con noi e di poter ancora una volta ascoltare il suo contributo. E all'estrema destra, tra virgolette, Federica Prati, giornalista, giovane giornalista reggiana, anche lei è stata qui al nostro primo evento, la ringraziamo ancora per il contributo che porterà. Ringrazio tutti gli amici che in un certo senso hanno aiutato a realizzare questo evento, in particolare un ringraziamento anche a Giorgia Meloni, perché è stata lei che ha messo la nostra associazione in contatto con l'onorevole Bellucci, quindi a lei va il nostro sentito ringraziamento anche per il suo coraggio di essere stata la prima a venire a Bibiano a portare, insomma, una vicinanza a tutte le famiglie. Se qualcuno ci chiede, una premessa che faccio sempre, poi lascio la parola ai relatori: come mai noi abbiamo organizzato finora diverse conferenze anche con rappresentanti politici e particolarmente, anzi solo, del centrodestra? Questo non è uno schieramento per forza politico, ma è per il semplice fatto che soprattutto a livello generale e regionale, particolarmente, tutto il centrodestra è stato, tra virgolette, escluso da quella che era la presidenza e la vicepresidenza della commissione speciale d'inchiesta venuta in regione. Quindi noi non possiamo far altro che dare voce a chi voce di fatto non ne ha avuta su una vicenda che invece avrebbe dovuto ascoltare soprattutto l'altra parte politica, a nostro avviso, perché fare le commissioni capitanate dalla parte politica, che potrebbe in un qualche modo centrare quelle che sono le vicende istituzionali, tema della nostra serata, è un po' un paradosso, ecco. Quindi questo giusto a giustificazione allegorica, se vogliamo. Bene, mi fermo qui, lascio subito la parola ad Antonio Margini. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare anche il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Alberto Bizzocchi, che ci adopera sempre per i nostri eventi. Grazie. Sì, io mi presento, sono Antonio Margini e sono candidato alle prossime regionali nelle liste di Fratelli d'Italia e sono anche papà vittima del sistema Bibiano.
e soprattutto vittima dei servizi sociali della Valdenza. Ho deciso di accettare la candidatura con la consapevolezza di poter apportare elementi utili di discussione sul settore degli affidi, visti i recenti fatti che hanno caratterizzato appunto il sistema Valdenza. Faccio brevemente un riassunto della mia storia. Da una segnalazione tendenziosa ai servizi sociali vengo monitorato e dopo 3-4 incontri della durata circa di 45 minuti, un'ora nell'arco di un anno, vengo convocato dal responsabile dei servizi sociali della Valdenza, dove mi comunica che da quel momento in poi io avrei potuto vedere i miei figli un'ora ogni 20 giorni e solo ed esclusivamente in forma protetta. Al che rimango basito da tale affermazione e le chiedo come mai, visto che non c'è un contesto socio-economico disagiato, anzi, non c'è nessuna denuncia per violenze, percosse o maltrattamenti, non c'è c'è il nulla del nulla. Per quale motivo io dovrei vedere i miei figli in forma protetta un'ora ogni 20 giorni? Ma soprattutto, protetti da chi? Cioè, no, io che devo essere protetto da voi, non i miei figli che devo vederli in forma protetta. Allora la responsabile mi guarda e mi dice: lei si deve adeguare ad accettare le relazioni di genere, perché la legislazione sta andando in questa direzione e lei se ne deve fare una ragione. Benissimo, cosa c'entra con i miei figli? Cosa c'entra con i miei figli? Sì, perché quelli come lei col ditino così, quelli come lei io li conosco. Lei se vede un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano, lei non dice niente. Se lei invece vede due donne che si baciano o due uomini che si baciano, lei si gira dall'altra parte e li prende in giro, perché lei è omofobo. Io sono omofobo, ma è lei che è eterofoba, non io che sono omofobo. Questo è per un attimino far capire cosa è successo nella mia vicenda. E ho deciso di scendere in campo in primis per i miei figli, perché era doveroso farlo. Avrei potuto benissimo girarmi dall'altra parte, lasciare scorrere la corrente, ma ho deciso di impegnarmi, perché è ora di finirla, perché dobbiamo innanzitutto ridimensionare lo strapotere dei servizi sociali, soprattutto degli assistenti sociali. Perché basta solamente che un assistente sociale in malafede falsifichi una relazione o falsifichi un disegno, ok? E la tua vita viene sconvolta e stravolta completamente. Ti portano via i figli dopo chissà quando li potrai rivedere. Un'altra cosa fondamentale da fare in questa possibile riforma, se così vogliamo chiamare, è la videosorveglianza nelle stanze dove si effettuano i colloqui tra gli operatori sanitari, gli psicologi e i bambini, anche perché così facendo si potrebbe ridurre l'errore, la marginalità d'errore, se vogliamo chiamarlo errore, va bene? E poi lasciatemi dire una cosa, che insomma sono 2 anni e mezzo che ce l'ho qua, anche se qualcuno mi sgriderà perché io lo dico, secondo me il Tribunale di Meloni andrebbe chiuso, ecco, il Tribunale dei Minori così come ci concepito andrebbe chiuso. Altra cosa fondamentale, tagliare i fondi alle case famiglia, perché quando tu tagli i fondi alle case famiglia e la situazione non è più il business, non è più redditivo e non c'è più redditività, magicamente io sono disposto a scommettere con tutti, magicamente spariscono i bambini abusati, i bambini maltrattati, quando non c'è più da guadagnare. Grazie, lascio la parola ad altri perché la mia situazione è ancora sotto indagine, quindi più tanto non posso dire. Grazie mille. Grazie Antonio Margini per la sua testimonianza, vogliamo l'occasione per augurare a lui in bocca al lupo, perché assolutamente porta una testimonianza importante e una battaglia assolutamente importante anche dal punto di vista appunto politico e istituzionale. Ora lascerei la parola a Federica Prati, come ho già annunciato, giovane giornalista reggiana, peraltro in dolce attesa e quasi in scadenza. Lei va un augurio grandi, esatto, speciale. Perché comunque qui con voi
nonostante tutto, quindi lascio la parola a lei che, appunto, essendo anche di Reggio Emilia e davvero una giovane e talentuosa giornalista, ha seguito da vicino le vicende e può darci un contributo importante anche rispetto ad alcune non solo ricerche ed indagini che ha fatto, ma anche di vissuto proprio personale sul territorio. Grazie mille Cristiano, hai fatto un'introduzione, devo dire, bellissima e ti ringrazio davvero tanto. Sì, mi è capitato di, quando è scoppiata la bomba, insomma è scoppiata a luglio, un po' di tempo fa ormai, mi è capitato di affrontare la questione dal punto di vista giornalistico, sia per la stesura appunto di articoli sul giornale, all'epoca collaboravo ancora con un giornale cartaceo, sia successivamente dopo ho seguito l'inchiesta quasi per tutta la mia gravidanza, perché adesso sono al nono mese, all'epoca ero insomma molto più indietro, ed è un'inchiesta appunto che mi ha accompagnato in un periodo particolare molto della mia vita. Dopo che insomma era scoppiata, ho iniziato a collaborare con un'emittente televisiva locale. Con questa emittente, per un servizio non inerente a Angeli e Demoni, ma per un servizio insomma su una fiera, una manifestazione della zona di Bibbiano, circa un mese dopo che erano stati insomma che erano successi questi fatti, abbiamo deciso di andare, abbiamo preso contatto con il comune di Bibbiano e naturalmente all'epoca c'era il vice sindaco facente funzione per appunto le funzioni del sindaco, abbiamo preso appuntamento e ci siamo recati con la mia camera a fare questo servizio. Subito quando siamo arrivati abbiamo avuto un'accoglienza un po' strana, ecco, nel senso che siamo stati accolti dalle forze dell'ordine e scortati letteralmente sino al luogo dell'intervista. L'intervista si svolgeva al secondo piano del comune e in questo naturalmente poi dopo l'intervista si è svolta nei termini in cui era stata insomma concordata, esattamente con quelle domande e mai ovviamente con altri tipi di domande. Poi io stessa, avendo appena iniziato a lavorare per questa emittente televisiva, insomma a produrre contenuti con loro, ho voluto attenermi a quello che mi era stato detto, a quello che mi era stato richiesto, a fare la brava bambina insomma. Però ecco, questa sensazione di essere osservati nel gestire il tuo mestiere, nel gestire la stampa locale, è stata una sensazione che mi ha dato un'idea molto precisa di quello che Bibbiano, con Bibbiano e con l'inchiesta Angeli e Demoni appunto, vediamo il crollo totale dell'istituzione, a mio parere, su più livelli, e lo volevo affrontare questa sera assieme a voi appunto. Quando l'istituzione, quando il cittadino perde completamente fiducia nell'istituzione, come è successo in questo caso, assistiamo a questo senso di smarrimento un po' da ambo i capi. Il cittadino non riesce più a rivolgersi a quello che sarebbe il suo, insomma, all'istituzione di riferimento, in questo caso il comune, non riesce ad avere un contatto, non può averlo, perché figuratevi se dei giornalisti che hanno concordato un appuntamento non possono andare se non scortati, figuratevi i cittadini, insomma, se hanno delle domande, se hanno delle richieste, se possono andare, mi figuro ovviamente di no. E poi sulla questione appunto del fatto che dall'altra parte l'istituzione non riesce a rispondere a quelle che sono le esigenze, le domande legittime che Bibbiano ha causato e che continua a causare in tutti noi, perché se pensiamo ai continui articoli che escono sulla stampa, ovviamente che seguono, continuano a seguire il filone dell'inchiesta, i più filoni dell'inchiesta, e se continuiamo a pensare insomma alla mobilitazione popolare, Bibbiano ha causato una mobilitazione popolare fortissima che continua molto forte anche in questi giorni, non solo perché ci sono le elezioni, perché io ho osservato la vicenda di Bibbiano dal punto di vista della mobilitazione cittadina ed è sempre stata molto presente. Il cittadino ha chiesto spesso, ha chiesto continuamente spiegazioni alle istituzioni, spiegazioni che a mio parere non sono mai avvenute, perché sono sempre state parziali, sono sempre state più di attacco che di difesa. L'istituzione dovrebbe difendere il cittadino, se pensiamo al servizio sociale dovrebbe difendere il cittadino fragile, aiutarlo a superare una condizione di fragilità temporanea
per poi andare a risolverla a lungo termine, assieme alla sua famiglia, assieme ai suoi affetti, anzi cercando di cementarli, di mantenerli uniti. E invece qui abbiamo avuto tutto questo è crollato. E in questo senso nessuno mai ne ha veramente risposto, se non minacciando, perché abbiamo assistito a minacce di querela, abbiamo assistito a querela, denuncia, querele vere e proprie, se non mi sbaglio, correggetemi se mi sto sbagliando, appunto anche Giorgia Meloni è stata colpita appunto da una denuncia, quindi e tanti leader nazionali, quindi alla fine non soltanto il cittadino XY, anche tutti i riferimenti nazionali che abbiamo sono stati colpiti da denunce. Quindi se c'è stata una risposta delle istituzioni all'affare di Bibbiano, l'affare Angeli e Demoni, è stata sempre in maniera abbastanza, almeno per quanto io penso, insomma, aggressiva, cioè mai di risposta vera e propria sul tema e sui temi e sulle domande che giustamente la cittadinanza ha sollevato dopo quello che è accaduto, ma sempre di attacco, come a voler dire l'attacco è la miglior difesa. E qui abbiamo avuto un primo crollo, secondo me, a livello istituzionale. Il secondo, perché poi c'è un altro livello di cui dobbiamo parlare, è la questione dei bambini, cioè è che la società dovrà prendersi cura di questi bambini traumatizzati e degli adulti che diventeranno, ed è un tema che noi non possiamo ignorare. Perché? Perché diventeranno adulti nel nostro più o meno immediato futuro, nel senso che molti di loro adesso sono magari adolescenti, stanno entrando in età adolescenziale e presto, ancora prima di accorgercene, diventeranno giovani adulti nel nostro mondo. Quindi a lungo termine la società dovrà farsi carico di quello che è successo e del bagaglio emotivo, dei danni che questi bambini che sono stati vessati nei fatti dell'inchiesta Angeli e Demoni porteranno con loro per forza di cose per tutta la vita. Allora, vi voglio parlare di uno studio che hanno realizzato due professori emeriti, quindi non i primi arrivati, non il primo cronista, il cronista qualsiasi che potete trovare a Reggio Emilia, ma sono due professori emeriti dell'Università del Connecticut, e sono Ronald Roner e Abdul Kalek. Hanno fatto numerosissime pubblicazioni, anche collaborando assieme, da soli, insomma, sono grandi studiosi entrambi. Una è molto interessante, del 2005, anche se poi dopo loro ne hanno fatte diverse nel 2008, nel 2014 e via dicendo. In maniera particolare Roner è attivo da più di 40 anni sul tema, quindi potete immaginare che padronanza anche ha della tematica, dell'argomento. Gli studi di questi due professori emeriti sottolineano che si può affermare che l'esperienza del rifiuto o rifiuto percepito da parte dei genitori durante l'età pediatrica ha un effetto devastante su questi bambini, che a lungo termine in età adulta possono sviluppare anche malattie molto gravi come la depressione, che spesso viene sottovalutata, ma la depressione è una malattia molto seria di cui dobbiamo prenderci cura molto seriamente. Disturbi vari della personalità in età adulta, questo disturbi comportamentali, sino ad arrivare anche all'abuso di sostanze stupefacenti, di alcol, comportamenti delinquenziali, criminosi. Poi loro alla fine nel loro studio logicamente fanno un grande elenco di tutto questo, io ve lo sto riassumendo, ma potete trovare tutte quante le informazioni su internet se volete seguire la carriera accademica di questi due brillanti studiosi. E lo studio è stato condotto, lo sottolineo, su più di 10.000 persone coinvolte in tutto il mondo, e sono stati registrati gli stessi risultati indipendentemente dall'etnia, indipendentemente dalla provenienza, indipendentemente dall'età di questi bambini, dal genere e da quanto altro. E di questo noi dobbiamo assolutamente parlarne, perché immaginate quando un bambino viene falsamente inculcato il concetto che il genitore se ne frega di lui, che al genitore non interessa. Ah, ma guarda, tuo padre è omofobo, prendiamo l'esempio di Antonio, come mai potrà crescerti bene? Quando gli viene falsamente, insomma, instillato il concetto che i genitori biologici lo rifiutano, come nel caso appunto di Angeli e Demoni, in tanti casi di Angeli e Demoni,
si causano ferite profondissime che possiamo immaginare, insomma, lasceranno uno strascico profondissimo nel corso della vita. I due professori parlano di lifespan, che dal tratto dall'inglese vuol dire durata di tutta la vita, appunto. Roller e Kalec aggiungono poi, sempre nella loro ricerca del 2005, che la società sarà il termine ultimo di questa catena del rifiuto, quindi che quello che ha prodotto questo rifiuto è stato inculcato in questi bambini, che in realtà non c'è stato, in tantissimi casi, nella maggior parte dei casi di angeli e demoni questo rifiuto non c'è stato, ma è stato prodotto dai servizi sociali al fine di convincere i bambini che erano stati rifiutati. La società dovrà farsene carico di questi disagi e necessariamente le istituzioni dovranno produrre risposte, e risposte che ancora adesso non sono state prodotte, perché io ho visto appunto questo atteggiamento aggressivo nei confronti del singolo cittadino che parlava, aggressivo nei confronti del singolo politico più o meno di caratura nazionale che parlava, ma mai una vera voglia di rispondere alle domande, volontà di sedersi ad un tavolo, volontà di partecipare ad una serata come quella che oggi e stasera stiamo facendo noi. Quindi insomma, le istituzioni dovranno rispondere in una qualche misura, e questo è un secondo livello, credo, perché se, come sottolineano questi due studiosi, ripeto, Roner e Kalec sono i loro nomi, non è detto che poi alla fine questo rifiuto percepito porti a queste conseguenze molto gravi, depressione, insomma, rifugio in sostanze psicotrope, eccetera, però è anche detto che l'80% dei bambini in età pediatrica coinvolti da questa narrazione alla fine potranno avere conseguenze di questo tipo. Quindi, anche se non è immediatamente obbligatorio che succeda, ovviamente ci si augura sempre di no, i due studiosi sottolineano che questo rifiuto percepito, appunto, purtroppo può dare delle gravissime conseguenze, e le istituzioni speriamo che ne rispondano, o speriamo che siano costrette a rispondere, perché a un certo punto il cittadino è sempre quello, a me piace pensarla così, e la penserò sempre così nella mia attività di stampa. Il cittadino è colui che ha il coltello dalla parte del manico, e noi non dobbiamo mai dimenticare di quale sia il nostro valore, sia come mobilitazione popolare, che alla fine sul caso Bibbiano, sul caso Angeli e Demoni è stato veramente molto forte, la mobilitazione popolare lo è tuttora a tanti mesi di distanza, sia per il fatto che credo che si sia voluto mirare a distruggere la famiglia, e non solo la famiglia, che vabbè, potrebbe essere anche un pensiero banale, potete pensare voi, però durante la mia gravidanza, durante la gestazione, ho fatto tante ricerche sul ruolo di mamma, papà, sul ruolo della famiglia, sull'importanza di essere amato per un bambino, che alla fine è importantissimo, e questo è il frutto, insomma, delle mie ricerche. E devo dirvi che quanto di più grave hanno fatto i servizi sociali, e in generale quanto di più grave è accaduto, a mio parere, nell'inchiesta Angeli e Demoni, è quello che i genitori sono stati completamente demoliti della loro figura, e in maniera particolare, Antonio ce lo diceva prima, il papà. La figura del papà, se voi andate a leggervi l'ordinanza, quella lunga da 200 e oltre pagine del G. Pramponi, che io lessi tutta ad un fiato prima di partecipare al primo convegno con il quale, insomma, ho partecipato con Cristiano e con Renovazio 21, che ancora ringrazio oggi di avermi invitata. È stato proprio un bombardamento nei confronti della figura del papà. La figura del papà è una figura fondamentale, e lo è sin dalla gestazione, cioè dalla gravidanza, dai primi mesi della gravidanza, in cui il bambino sente, impara a riconoscere la voce della mamma, impara a riconoscere la voce del papà, e poi lo è, e lo dimostrano questi studi, e non solo, lo è nell'esperienza preparto, nell'esperienza postparto, nell'età pediatrica. È fondamentale che mamma e papà ci siano nella vita di un bambino, e quanto di più grave, appunto, è che sono stati completamente demoliti, completamente depauperati di queste funzioni. Lo studio termina così, e dopodiché lascerò la parola ad altri, perché credo che
spero che andrete a vedere questo studio, perché è molto interessante, è molto esaustivo ed è anche con parole semplici facilmente non soltanto percepibile da internet, ma facilmente anche leggibile, non è, a parte che in lingua inglese è facilmente traducibile e digeribile. Lo studio tratta anche l'impatto dell'amore di un padre rispetto a quello della madre, e i risultati provenienti da più di 500 studi sottolineano come i bambini siano fortemente traumatizzati dal rifiuto o rifiuto percepito del papà, più di quello della mamma, pensate bene. Quindi in un caso come quello di Antonio mi chiedo quanto danno è stato fatto. Antonio oggi è qui a raccontarcelo e a dircelo, però tanti papà non hanno avuto questa possibilità. E allora io lancio un appello, siccome siamo anche in diretta dalla pagina di Renovazio 21, venite a raccontarci le vostre storie, venite anche da tutta Italia a dirci che cosa vi è successo, perché noi non possiamo permettere che il faro di angeli e demoni si spenga. E l'amore paterno è fondamentale per uno sviluppo di una persona, nulla sostituisce l'amore di mamma e di papà. E questo lo dico da donna incinta, da giornalista, da persona estremamente convinta del fatto che angeli e demoni, il più grande danno che è stato fatto è per il futuro di questi bambini, è per il futuro della nostra società, perché a questo sarà molto difficile che le istituzioni rispondano e che pongano rimedio, soprattutto se l'atteggiamento è passivo-aggressivo, forse più aggressivo che passivo. Vi ringrazio. Per questo suo intervento anche appunto di vita vissuta da mamma, insomma da donna in gravidanza. Lascio ora la parola all'avvocato Patrizia Michai, che sicuramente si alzerà, ormai la conosco. Patrizia Michai parla sempre in piedi, non so che è una pedestrina, quindi lascio la parola a lei, non ha bisogno di grosse presentazioni, perché vi ho detto prima già sufficiente, poi tutto il resto è la vostra certa conoscenza che avete di lei e del suo grande lavoro portato avanti fin qui. Grazie. Grazie mille, buonasera. Di venerdì sera vedere una sala piena e ancora per ascoltare questi temi che non sono proprio leggeri, dal punto di vista umano confortante, l'impegno civico, l'impegno sociale, la sensibilità sta tornando. È l'unico elemento positivo di tutta questa vicenda, aver trovato un momento di coesione a livello sociale, empatico, umano. Qui conosco il 90% delle persone e vi assicuro che sono persone o che sono state coinvolte per vicende umane o che hanno conosciuto situazioni drammatiche o che stanno aiutando volontariamente, creando comitati spontanei, gruppi Facebook, dedicando lavoro, ore, soldi, senza chiedere niente a nessuno, per dare una mano. Guardate che è un segno importantissimo. Dopo tantissimi anni, pensare per me di riuscire a parlare in pubblico di queste vicende così intime, drammatiche, scabrose, è un sogno. Perché è un sogno? Perché tutte le vittime che ho conosciuto io hanno vissuto il dramma familiare, umano, nel proprio nido, in un dramma assoluto, e diverse, numerosissime, troppe persone non sono mai riuscite a superarlo. Ci sono suicidi, tantissimi suicidi. Persone impazzite completamente. E quando arrivano degli avvocati, queste persone impazzite, gli avvocati, vi assicuro, al 90%
sono in difficoltà. Come fai a gestire questa fragilità che è diventata pazzia? Anche perché tu non sai se era così prima. Era così prima? E se il bambino sottratto è stato giustamente sottratto perché quella persona era inadeguata, tu, avvocato, che strumenti hai? Ma anche tu, giudice, ma anche tu, assistente sociale, cioè noi umani, che strumenti abbiamo? Evidentemente c'è un buco normativo. Come possiamo noi permetterci di giudicare le persone che suonano al nostro campanello? Io dico ai miei collaboratori, ma è inutile che ti lamenti se questo ha sclerato al telefono. Certo che ha sclerato al telefono, non ha più suo figlio, è fuori di testa, certo che è fuori di testa. Ma noi lo sappiamo com'era prima, chi sei tu per dire? Io litigo in studio con i miei 7-8 collaboratori, perché non sappiamo mai se quello è sclerato da prima, è sclerato dopo, eccetera. Perché dobbiamo assolutamente gestire l'emergenza, ma non abbiamo un pronto soccorso, non esiste SOS famiglia, però onorevole, ce lo vuol fare. Codice rosso, noi agganciato. Noi possiamo anche citarla, un'idea, vedrà che da qua ne escono le idee per fare una gestione preventiva, per evitare che si arrivi a questo dramma. C'è tutto da rivedere, da rifare, perché abbiamo visto che questo sistema non solo è lacunoso, ma è dannoso, è pericoloso, è vittima di un delirio di onnipotenza. Viene colpito da questo delirio di onnipotenza. Tantissimi, quelli che si trovano nel front office, che possono essere gli avvocati, gli assistenti sociali, quelli che devono gestire da subito questa emergenza. Tu neanche ci credi. Io ricordo all'inizio, i primi casi, neanche ci credi. Cosa sta dicendo? Questo è impazzito, questo... poi ti portano le registrazioni, e con le registrazioni, perché qui dobbiamo essere tutti investigatori privati e andare in giro col nostro, che allora non è anche c'erano i registratori, quelli ancora no? Che si spingevano così con la cassetta, poi hanno inventato quelli con l'attivatore vocale, e già lì si andava meglio, ma registrare le conversazioni telefoniche con gli assistenti sociali, io mi ricordo, era un dramma, no? Dovevi sentire quello che diceva lui, intanto dovevi parlare tu, quando parlavi tu si sovrapponeva la voce. Io ho queste conversazioni in queste cassette piccole, che oggi sono, come posso dire, una veggenza. Dottoressa, una mamma, dottoressa, ma senta, io voglio vedere la mia bambina, ma gliel'ho già detto, signora, non può, non c'è l'autorizzazione. Dottoressa, ma io non ho avuto nessun provvedimento, non mi hanno notificato niente, ma come? Lo sa che hanno notificato suo marito? Sì, ma mio marito è in carcere, io non ho nessun provvedimento, io perché non posso vedere la mia bambina? Lei non può, lo sa che c'è un provvedimento, non ce l'ho io il provvedimento, voglio vedere la mia bambina. Tutte queste registrazioni. Dottoressa, ho portato i giocattoli, perché non li fa avere i giocattoli della mia bambina? Ma sì, li abbiamo fatti avere i giocattoli. Quando tu vedi a Bibiano la stanza con tutti gli oggetti sequestrati, dice, caspita, quella signora come aveva visto lungo. Lei sapeva che non gli davano i giocattoli. Perché lo sapeva? Perché capiva che tutto questo abbandono, questo senso di abbandono che stavano creando sulla bambina, sicuramente stava influenzando il suo modo di essere e il suo raccontare. Perché questa bambina aveva incominciato a raccontare che era abbandonata,
che stava male, che la mamma se l'era dimenticata, e lei leggeva questi atti sbobinati dal tribunale per i minorenni e gli sembrava di impazzire. Quindi, queste lacune, come colmarle? Io approfitto della presenza dell'onorevole. Intanto partire dalle video audio registrazioni obbligatorie di tutti gli incontri. Video audio registrazioni obbligatorie degli incontri, con tanto di verbale dove viene scritto l'ora di entrata, l'ora di uscita, e tutti si firma e si legge. Perché quando lei va dagli assistenti sociali, le auguro di non essere mai andata, di non andarci mai, lei si siede, li ascolta e nasce un colloquio così come sta avvenendo adesso. L'assistente sociale parla, non scrive niente, non si prende mai un appunto, io non ho mai vista una a prendersi un appunto, e si ricorda tutto. Un fenomeno. Si ricorda tutto a modo suo. Parlano sempre di conflittualità, conflittualità tra i genitori. È normale che interagiscono con me, assolutamente normale. Avviene sempre, anche i giudici lo fanno, tutti interagiscono con me, non c'è problema. Il fatto di avere questo colloquio dà un senso di appartenenza, di confidenza. La persona si sente a suo agio, pensa di essere da un suo amico. Questa persona che gli vuole così bene, che gli dice ma non ti preoccupare, sto facendo tutto per te, vedrai che andrà tutto bene. E lui, poverone o poverina, si affida, pensa di essere davvero da colei che l'assiste. Assistente sociale vuol dire che assiste qualcuno della società. E si affida con senso di fiducia. Perché dovrebbe essere così, io ho ragione, dovrebbe essere così. Uno si dovrebbe approcciare con questo senso di lealtà e di fiducia in un momento di fragilità. Quando poi arriva l'avvocato e dice ma scusi, lei queste cose le ha dette? No, non le ho dette, ha visto il verbale, c'è scritto tutt'altro. Dov'è la prova? Gli dice l'avvocato. E il poverone dice ma a me lo dice. Ma io come faccio? È lei avvocato che lo deve risolvere. L'avvocato non risolve niente, non ha potere di risolvere, perché questi sono processi di volontaria giurisdizione. Hanno ancora il codice pre-costituzione, quindi tutto anticostituzionale, è ancora del duce. Non era nato per questo tipo di procedimenti, perché il tribunale per i minorenni aveva tutt'altro scopo: proteggere i minorenni nel tempo di guerra, nel momento in cui c'erano gli scugnizi, c'era bisogno di dare assistenza per strada, cioè tutt'altra situazione, e non è più adeguato, è assolutamente fuori contesto e fuori normativa, è anticostituzionale, non è adeguato alla normativa europea ed internazionale. Continuano a condannarci, sanzioni in continuazione, e noi non siamo in grado di modificare questa struttura. Ci abbiamo provato già mille volte, perché voi probabilmente avete visto che ci sono state tantissime proposte di legge per cercare di avere una sezione specializzata della famiglia. Poi io non so come avvenga politicamente che poi tutti questi progetti vanno a naufragare, ma questo è successo. Quindi bisogna ripartire da lì, ripartire dalla possibilità, come diceva giustamente il papà, di avere la soppressione del tribunale per i minorenni. Quindi l'audioregistrazione, la soppressione del tribunale per i minorenni e la obbligatorietà della difesa tecnica pagata dallo Stato, che non vuol dire gratuito patrocinio. Perché il gratuito patrocinio è un'elemosina che fanno gli avvocati con l'elemosina non riescono a mangiare, non tutti hanno diritto al gratuito patrocinio, perché devi essere un barbone per avere il gratuito patrocinio. Morale è una difesa tecnica non garantita. La difesa tecnica garantita deve avvenire come nel penale. Perché nel penale abbiamo le difese d'ufficio e dentro il tribunale per i minorenni, che poi non avremo più, ma nell'ambito del procedimento
nel diritto di famiglia non abbiamo una difesa tecnica garantita, bisogna crearlo per i genitori. E il bambino? Oggi esiste il tutore. Tutore che viene nominato. Il tutore non è un elemento di garanzia. Il tutore è una figura tecnica che si interfaccia con il giudice. Io credo che la riforma debba invece portare l'avvocato del bambino, che deve tutelare il bambino dai conflitti, conflitti che possono avvenire con le istituzioni, nella misura in cui ci può essere un errore, relazioni non acquisite in maniera esatta, o conflitto intrafamiliare, perché purtroppo i bambini vengono spesso ingiustamente contesi tra il papà e la mamma. E quando il bambino è conteso tra il papà e la mamma, ci sono le scene che abbiamo visto, tipo quel bambino di Padova, ve lo ricordate, che lo strappavano per strada, uno gli tirava un braccio, l'altro gli tirava una gamba, ve lo ricordate? C'era la consegna coatta del bambino, hanno chiamato le forze dell'ordine per consegnarlo, ma vi rendete conto? Un oggetto che si può strappare, quel bambino non aveva diritto ad avere un proprio avvocato che faceva arrestare tutti, ma non esiste. Questo è il mondo che vorrei. Quindi io lascio la parola all'onorevole, poi se vuole facciamo il secondo giro e riprendiamo su questi argomenti. Ma i temi sono tantissimi. L'affidamento del minore e la riforma dell'affidamento del minore deve essere il tema centrale di un tavolo istituzionale che a mio avviso deve avere all'interno non gli ordini professionali, perché gli ordini professionali è sempre un potere precostituito. Il tavolo tecnico deve avere i rappresentanti dei partiti, senz'altro, ma deve avere i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti delle categorie, chi vive nel territorio e chi ha la situazione ben presente. Perché se tu chiami gli enti istituzionali a parlare della vicenda, diventa veramente difficile capire tutti i giorni che cosa vedono gli operatori. Io credo che ci siano tanti assistenti sociali che avrebbero da ridire. Io credo che ci siano degli assistenti sociali onesti, che vogliono lavorare meglio e che cerchino un sistema migliore, ma si devono muovere con quello che trovano. È quasi tutto esternalizzato, hanno delle cooperative, ruotano 6 mesi su 6 mesi, non hai mai un interlocutore. Quando vai o è sempre in ferie, o è incinta, o è andata via il giorno prima. Cioè, tu non riesci mai ad avere lo stesso operatore con cui poter parlare e interloquire in maniera efficace. Facciamo un progetto, ma con chi? Con un muro? Con chi lo fa il progetto? E anche su questo serve un controllo dal punto di vista legislativo, che non sia però una legge in bianco che rimane lì e nessuno va ad attuare. Quindi è una riforma complessa, molto difficile, ma è urgente. Sono troppi anni che rimandiamo. I bambini chiedono con urgenza una riforma. Grazie. Grazie all'avvocato Patrizia Michai per questo suo intervento e anche per le proposte e le provocazioni assolutamente positive e costruttive. Prima di lasciare la parola all'onorevole Bellucci, spendo qualche parola un po' su quello che è stata la nostra attività. Qualcuno di voi forse che ha già partecipato a queste cose le avrà sentite, ma credo sia in un certo senso fondamentale sottolineare l'aspetto proprio della responsabilità istituzionale, che è una parte integrante, è una parte importante anche del titolo di questa serata, perché è una parte che non può essere dimenticata e che certamente traccia un filo logico su tutte le questioni, a nostro avviso. Sicuramente è importante che si sia continuato e che si continui a parlare di Bibbiano. Trovo assolutamente assurdo che qualcuno, anche da una parte politica forse a cui fa scomodo sentirne parlare, ci abbia chiesto di smettere di strumentalizzare Bibbiano. Addirittura avete sentito Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine,
che ha detto noi ci andiamo in piazza anche perché si smetta di parlare di Bibbiano. Capite l'assurdità di questo, laddove si vuole cercare di fare luce proprio su una cosa così importante, che una parte politica chieda di smettere di parlarne solo perché eventualmente ha qualche timore, non lo sappiamo, è qualcosa di assolutamente imbarazzante. Come imbarazzante, mi preme sottolinearlo, un altro aspetto. Come voi sapete, recentemente ho fatto il Giro d'Italia, a Bibbiano è stato organizzato un piccolo flash mob, che peraltro non aveva chissà nemmeno quale partecipazione, è stato organizzato perché era prevista in quel di Bibbiano la visita del candidato, dell'ex presidente della regione e ricandidato Stefano Bonaccini, che senza darne in realtà un'ufficialità sui propri canali ufficiali aveva detto che sarebbe recato a Bibbiano, ovviamente non per parlare di affini, ma per parlare del grande Festival della Valdenza. Festival della Valdenza che, se qualcuno si ricorda, lo dico, do queste chicche all'onorevole, queste chicche territoriali, in un consiglio comunale di Cavriago, uno degli assessori, di quando la minoranza, diciamo, disse: ma perché voi non c'eravate, la famosa fiaccolata di Bibbiano che c'è stata quest'estate, questo rispondeva: no, noi non c'eravamo perché eravamo a organizzare il Festival della Valdenza, cioè che fa rima con Festa dell'Unità, ovviamente un neologismo contemporaneo, che però, insomma, mi pare una spiegazione abbastanza, non so, imbarazzante, poi ognuno certamente ha le sue, però voglio dire. Quindi ha deciso appunto di fare questa visita e dei genitori si sono organizzati con questo flash mob. E come tutti sapete, il candidato alla presidenza ha deciso di cambiare la tappa. Cioè, questo è qualcosa di allucinante, perché tutto il più, anche proprio in segno di campagna elettorale, credo che gli avrebbe fatto più comodo dire: no, vabbè, scusate, intanto non avevo ufficializzato nulla, poi siccome non ho ufficializzato nulla, vi incontro volentieri. Invece ha deciso proprio di cambiare meta. Questo per dire che sul caso Bibbiano, a noi, anche come associazione, ma credo alla maggior parte di voi, non è che ci interessi particolarmente quello che è il processo, le vicende giudiziarie avranno il loro percorso, magari finiranno in niente, magari ci saranno delle condanne, non lo sappiamo, ma c'è tutto un altro costrutto, ci sono tanti altri piani diversi. Uno dei principali è quello istituzionale. A noi pare imbarazzante che nessuno si sia quantomeno un minimo vergognato, imbarazzato di aver sostenuto proprio a livello istituzionale tutto questo, questo sistema, no? Cioè, pensiamo alla presidente della commissione parità, io la cito sempre, le fischieranno le orecchie, Roberta Mori, consigliera regionale del Partito Democratico e ricandidata, l'ho vista anche ieri fare il banchetto, che invitava Carletti, anche noi, Fiat Compagnia, nella commissione parità a parlare del modello Valdenza come modello da esportare, definendolo esemplare. Questo veniva nel 2016, cioè come tutte le cariche istituzionali, locali e regionali erano presenti ai grandi convegni che si organizzavano a Bibbiano, no? Addirittura all'inaugurazione della famosa Casa La Cura, da cui si tenevano queste sedute di psicoterapia. Pensiamo all'onorevole Vanna Iori, che è collega appunto dell'onorevole Bellucci, quando il 14 luglio del 2016 la Commissione Infanzia e Adolescenza chiamava proprio a parlare in questa audizione, aveva invitato Carletti, Anghinolfi e altri rappresentanti, e nessuno che in un certo senso gli abbia fatto notare, salvo pochi di noi, che in questo c'è evidentemente invigilando una responsabilità istituzionale, perché questo sistema l'hanno avvallato e ora non si assumono la responsabilità di nulla e nessuno glielo fa notare. Hanno un coraggio veramente sfrontato, a nostro parere, a non vergognarsi minimamente di niente, a ricandidarsi come se nulla fosse. Quindi sicuramente c'è questo tema della responsabilità, sono tanti gli eventi, adesso non li faccio vedere perché molti di voi li hanno già visti, ma ai quali hanno partecipato cariche istituzionali, sopra i quali si sono spese parole da parte delle cariche istituzionali. E poi c'è tutto quello che noi definiamo un sistema ideologico nelle vicende di Bibbiano. Qualcuno dice che dal punto di vista degli affidi LGBT i casi siano pochissimi, è finanche vero, ma allo stesso tempo permettetemi di dire che quando a capo di un servizio sociale, la responsabilità di esso, c'è una persona che in un certo senso, da quanto emerge dalle indagini,
cerca di agevolare una minoranza alla quale è una categoria alla quale si sente di appartenere, questo è un connotato ideologico gravissimo, permettetemi di dirlo, che a nostro avviso deve avere un certo peso, ed è troppo facile da parte delle istituzioni dire che non si c'entrava niente o non si sapeva nulla di queste cose, come ha cercato in qualche modo di dire il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Però le parole del GIP in questo, quantomeno nelle indagini preliminari, sono chiare, ricordiamo, le cito, riferendosi a Carletti, dice: il suo ruolo di copertura si è anche strinse dato facendo valere espressamente la propria competenza e il proprio peso politico per superare le perplessità di altri componenti della giunta dell'Unione proprio con riguardo alle modalità di affidamento del servizio di psicoterapia e della sua retribuzione di fatto. Ecco, a nostro parere qualche piccola, ripeto, responsabilità su quello che è stato il costrutto ideologico e su quelle che sono state le parole, le azioni e gli avvalli delle istituzioni ci sono, quindi davvero è impossibile non dire, se vogliamo difendere tutto questo, quantomeno la nostra regione, quando andrete a votare, mi spiace dirlo, mi spiace dare un messaggio così diretto, ma di queste cose ci dobbiamo assolutamente ricordare, perché ripeto, c'è una responsabilità istituzionale che appartiene a una certa parte politica, a una certa parte politica la quale è assolutamente in un certo senso in sintonia con quello che era anche l'aspetto ideologico di quel sistema che ho appena citato, perché ad esempio era, dico questa poi lascio la parola all'onorevole, era il 18 maggio del 2018, sì, del 2018, quando in occasione del Mantova Pride, in collaborazione con Arci Gay, La Salamandra e Sinonimia Teatro, Cultura e Bellezza, che era quella associazione appunto diretta da Fadia Basmagi, e il progetto Affidarsi, che parlava, componeva questo seminario dal titolo Affidarsi, uno sguardo accogliente verso l'affido LGBT. La dottoressa Federica Anghinolfi e la dottoressa Fadia Basmagi risultano fra le relatrici. Ora, questa cosa vi può piacere, potete essere d'accordo oppure no, ma non si può negare che questo sistema ideologico sia stato avvallato dalle stesse istituzioni, difeso, e questo ci fa capire che è proprio un tipo di mentalità di una certa sinistra che alberga in questa regione da 50 anni che avvalla tutte queste cose. Non aggiungo altro, lascio la parola all'onorevole. Grazie, buonasera a tutti. Siamo arrivati anche in tarda serata, come diceva l'avvocato prima, è sorprendente ma anche confortante vedere che dopo passate le 22 di un venerdì ci siano ancora così tante persone a voler ascoltare, ma a voler partecipare e quindi a dare un contributo sia personale ma anche di supporto a chi sta cercando di affrontare la situazione e cambiare le cose, ognuno dal proprio punto di vista, ognuno dal proprio ruolo, ognuno dal proprio impegno. Io innanzitutto ringrazio Cristiano Lugli e Renovazio 21 per aver organizzato questo incontro, per averlo voluto, per essersi speso nel cercare di mettere insieme delle persone di buona volontà che potessero dare un proprio contributo. Tutto questo non avviene mai per caso, non è mai facile. Bisogna essere molto determinati, avere coraggio e credere che si possono cambiare le cose. Quindi ringrazio molto Lugli, perché il cambiamento avviene perché ciascuno di noi apporta un contributo. Da soli non si può mai nulla, è la partecipazione che fa cambiare le cose. C'era un artista che diceva: io penserei di poter cambiare la mia vita se iniziassi a dire noi. E era Gaber, se qualcuno se lo ricorda. E io ci credo fermamente che non è attraverso la singola persona ma attraverso un gruppo di persone di buona volontà che si può portare il cambiamento. E per questo, dopo Lugli, io vorrei ringraziare Antonio Margini. Non è la prima volta che lo faccio, ma ritengo che sia fondamentale ringraziarlo, perché sapete, non è facile
raccontare la propria storia, non è facile ancora di più raccontare i propri drammi, non è facile raccontarlo davanti a persone che non si conoscono. Questo perché si aprono delle ferite ogni volta che si riaprono quelle pagine, e anche perché ci si apre al giudizio, all'essere giudicati, al pregiudizio, anche a non essere compresi. E quindi è tanto difficile. E allora il suo coraggio va sottolineato e va rinforzato, perché lui la sua battaglia personale per la propria famiglia, per i propri figli, l'ha fatta. E in qualche modo, rispetto a molte altre esperienze, l'ha anche vinta. Ma sta dimostrando che non gli basta. Sta dimostrando che vuol far sì che la sua esperienza e le sue parole possano dare speranza e anche forza di volontà a chi oggi sta vivendo un dramma simile al suo. E per fare questo veramente ci vuole tanto coraggio. Oggi poi il suo impegno si è spostato anche oltre. Sapete che Antonio ha deciso di candidarsi anche qui, da una parte mettendosi in gioco nella speranza di poter contribuire a cambiare le cose, ma dall'altra esponendosi anche agli attacchi, alle accuse, alle incomprensioni, e quindi esponendosi alla possibilità che quella ferita che lui ha, che è ancora aperta, in realtà venga ad essere ancora più dolente, perché ciascuno delle parole dette contro di lui diventano come benzina, alcol messa su quella ferita. E non è facile, non è facile candidarsi, non è facile metterci in gioco. Si contiene lì dentro il fatto anche di perdere. Cioè, chi si candida non ha una vittoria, non ha un seggio, non ha un'elezione in tasca. E quando lo si fa è perché si pensa di voler contribuire scendendo in campo, si pensa di non voler stare sugli spalti a guardare e a giudicare come giocano gli altri. Perché questa dimensione è da vili. La democrazia passa per l'impegno che ciascuno di noi dà dalla propria posizione. Non bisogna essere degli eletti, non bisogna essere un politico all'interno del Parlamento, della Regione e del Consiglio. Tutti noi facciamo politica nel momento in cui ci occupiamo del bene comune. Io ve lo dico perché sono la mia prima legislatura. Io sono una psicologa, una psicoterapeuta, mi sono sempre occupata di quel mondo del terzo settore che apparteneva più a un sistema di valori a cui io non aderivo tanto, e per questo ne ho fatto un contesto, un luogo, un'associazione, e ho partecipato a costruirla che fosse mia e di altre persone, che potesse riferirsi a quel sistema dei valori. Sono stata quindi presidente nazionale del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano prima di diventare deputato. L'ho fatto per tanti anni, ho iniziato come volontaria ancora prima di laurearmi, non in quell'associazione che ancora non esisteva, ma nell'universo mondo di tante altre realtà che si occupano di impegno sociale, civile e di volontariato. E questo ha contribuito moltissimo alla mia formazione, prima umana e poi professionale. E quindi ve lo dico da questo punto di vista: io ritengo di aver fatto sempre politica nella mia vita. Non era necessario che stessi su uno scranio, perché mi sono sempre occupata di bene comune e dei più fragili. E per questo credo fermamente che la democrazia sia fatta di partecipazioni e che le istituzioni possono cambiare nella misura in cui noi le smuoviamo e vi partecipiamo dal nostro punto di vista. A me è piaciuto molto il tocco che ha voluto dare Cristiano Lugli a questo incontro. Mi è piaciuto molto il sottotitolo: quali responsabilità a livello istituzionale? Punto interrogativo. Nessuno qui ha la verità in tasca, e noi non siamo di certo all'interno di un tribunale, nessuno di noi ha la toga, e non è il mestiere, il mio mestiere, quello di fare il giudice e quindi di sentenziare per dire chi ha torto e chi ha ragione.
ma certamente è il mio dovere interrogarmi col punto interrogativo e poi cercare, a fronte di tanti interrogativi che si creano, di costruire e di trovare delle risposte. Allora, quali responsabilità a livello istituzionale? Io me lo sono testa molto prima di diventare deputato e me lo sono continuata a chiedere una volta che sono diventata deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. E ho cercato di andare a capire, di leggere i documenti, di leggere gli atti che erano stati fatti negli anni precedenti. Ve ne dirò alcuni, ovviamente tutti non è possibile, altrimenti dovremmo fare l'una di notte, le due di notte, ancora di più, insomma dovremmo passare anche il sabato insieme, ma ve ne dico alcuni che mi hanno iniziato a dare la misura di alcune risposte che si potevano dare rispetto a quali responsabilità a livello istituzionale. Certamente prima l'avvocato lo diceva, Patrizia Micai, che l'Italia è stato oggetto di sanzioni e anche di segnalazioni da parte della Convenzione ONU, ci sono stati tantissimi aspetti non rispettati, pur noi l'avessimo come Italia ratificata. C'è stata da parte della Corte Europea una condanna dell'Italia a pagare 200 milioni rispetto ad un'altra situazione terribile che era quella legata ai fatti del Forteto, di cui magari dopo un po' vi parlerò. Ma in tutto questo, proprio nella Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, di cui oggi faccio parte, nel 2015 fu avviata un'indagine conoscitiva sulla questione degli affidi in Italia. Un'indagine conoscitiva che durò dal 2015 fino al 2018, si concluse nel febbraio del 2018. Durante quell'indagine conoscitiva furono accolte prove reali che andavano a testare che, come diceva prima la giornalista Federica Prati, si stesse realizzando in Italia un crollo delle istituzioni rispetto alla protezione dell'infanzia, alla tutela dell'infanzia. Perché in quell'indagine, io l'ho letta e se voi volete la potete leggere perché è un atto pubblico, vedrete che il sistema dei monitoraggi, il sistema di monitoraggio in Italia degli affidi è totalmente precario, a macchia di leopardo, assente, e oggi, ancora oggi in Italia, non si ha cognizione di quanti siano i bambini sottratti dai propri genitori e affidati ai servizi sociali. Noi non sappiamo il numero esatto, abbiamo una proiezione proveniente dalle realtà del terzo settore che si occupano di tutela dell'infanzia, che hanno cercato di raccogliere i dati laddove lo Stato non lo fa e hanno, ovviamente con tutti i limiti che possono avere, però segnalato sommessamente che ci sono più di 40.000 bambini che sono stati sottratti ai propri genitori e affidati ai servizi sociali. Lo Stato non sa il numero esatto, ci sono delle regioni che hanno proprio un'assenza di rilevazione, non sa il nome e cognome di quei bambini, non sa da quanto tempo ciascuno di quei 40.000 bambini è stato allontanato dalle famiglie, non sa per quanto tempo quei bambini rimarranno allontanati dalle proprie famiglie, non ha la minima idea del motivo per il quale quei bambini, tutti quei bambini, tutti, sono stati allontanati da quelle famiglie. E non stiamo parlando dell'ultimo stato del mondo in cui non vengono riconosciuti i diritti umani e in cui c'è una cosiddetta mancanza dello Stato di diritto e di involuzione. Questo accade nella nostra Italia, nella culla della civiltà, una nazione al centro dell'Europa, uno dei padri fondatori della nostra Europa. Tutto questo accade da noi. E questa cosa, le istituzioni, se devo rispondere quindi alla sua domanda, che ha voluto fosse il titolo di questo incontro, tutto questo le istituzioni lo sapevano, non solo lo sanno, lo sapevano. Lo sapevano nel 2016, lo sapevano nel 2017 e lo sapevano anche alla fine dell'inchiesta nel 2018.
positivo di Angeli e Demoni, dell'inchiesta di Angeli e Demoni. Uno, prima lo accennava anche la giornalista, finalmente si parla della situazione dei bambini sottratti ai propri genitori. Finalmente se ne parla. Finalmente, nonostante è difficile parlarne perché c'è chi ad ogni piasso spinto urla strumentalizzazione, voi strumentalizzate, voi dovete stare zitti perché voi fate politica sulla pelle dei bambini. Ma in realtà c'è qualcun altro che ha fatto politica sulla pelle dei bambini. Immaginare facilmente quante volte a me in Parlamento mi abbiano fatto delle accuse di questo tipo e quante volte abbiano tentato di mettermi un bavaglio dicendo che io stavo strumentalizzando. A me mi è venuto facile, perché ciascuno di noi ha una storia. E guardate, io sono molto fiera, tanto forte della mia storia, e mi è tanto utile. Perché quando qualcuno dice a me che io quando parlo dei minori oggi strumentalizzo, beh, non se lo può proprio permettere. Perché io non inizio oggi a occuparmi di minori. Chiunque quando è ascoltato deve parlare sulla base della propria storia, perché la propria storia è la verità. E quella non si costruisce in 24 ore. Quella non è ingannevole. Quella è la consistenza della propria vita. E in forza di quello si ha la possibilità di guardare le persone in faccia e di dire le cose per come stanno, senza aver paura. E infatti ho continuato a farlo e continuerò a farlo, insieme a tutte le persone di buona volontà che vorranno farlo. E su questo, quindi, certo che le istituzioni hanno un'enorme responsabilità. In quella indagine viene scritto